Ok, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Shalom Pina, pace, buonasera da Umberto da Vittoria. Vittoria, che bello, Vittoria, Vittoria. Vittoria, il mio carissimo amico e fratello Antonio Stallone era il pastore di Vittoria. Va bene, va bene, va bene. Buona festa, pace, grazie, pace e buonasera a tutti. Buona festa della mamma a tutte le meravigliose mamme in Italia e nel mondo. Io non ce l'ho più la mamma. Purtroppo è strano perché anche a 76 anni magari un abbraccino dalla mamma ci starebbe anche bene. Sì, vabbè. Penso che probabilmente, anche se il religionismo me lo vieterebbe, l'immagine più vicina al cuore di Dio è proprio quella di una mamma. Perché dico che credo che il religionismo mi vieti di vedere Dio come una mamma? Perché il religionismo si diletta a vedere Dio come un giudice severo che nega il perdono a chiunque non se lo meriti, piuttosto che a un genitore colmo di un amore tale che è disposto a perdonare in anticipo ogni errore che i suoi figli possano mai commettere. Proprio come una mamma. Una mamma non perdona suo figlio o sua figlia sempre che chiedano perdono e promettono di non farlo più. No. Una mamma perdona suo figlio o sua figlia anche se sa benissimo che lo rifaranno alla prima occasione. È vero o no? È vero sì? Oh, mi raccomando, condividete, condividete, condividete. È vero sì? Anche se sa benissimo che lo rifaranno alla prima occasione. E questo è l'amore di Dio. È una piccolissima immagine del cuore di Dio. Perdonati per sempre, non perché ce lo meritiamo, ma perché Dio ci ama, sì, fino alla morte. E lo ha dimostrato sulla croce, dicendo, Padre, perdonali. Vi ricordate, no? Luca 23:34. Padre, perdonali. E non ha detto, Padre, perdonali se si pentono. Non ha detto, Padre, perdonali se promettono di non farlo più. Non ha mai detto, Padre, perdonali se cambiano. Non ha neanche detto, Padre, perdonali se te lo chiedono. No, ha detto, Padre, perdonali perché non hanno la più pallida idea di ciò che stanno facendo, ciò che fanno. Eido, non sanno, non vedono, non capiscono quello che fanno. Non sanno, la parola sanno nel greco originale, la parola è eido, che vuol dire non vedere, non capire, non rendersi conto di quello che stai facendo. Proprio come i figli che non capiscono un accidente fino a quando crescono. Un momento, alcuni di voi mi avete sentito parlare del fatto che un giorno un adolescente di 12-13 anni va a letto e il cervello gli esce dall'orecchio e va nel cassetto del comodino e ci rimane lì fin quando quell'adolescente diventa 20, 21, 22, tante volte 30 anni. Perché non sanno quello che fanno delle quelle, fatte io, avete fatte voi, abbiamo fatte tutti, è il destino di ogni giovane, è quello di fare le scemate. E purtroppo qualche volta le scemate hanno delle conseguenze serie. Io ne ho fatte, ragazzi, sarei dovuto andare in galera per tutta la vita, essere morto 18 volte, averne di tutti i colori, e Dio mi ha protetto, gloria a Dio. Ma tanti altri ragazzi invece purtroppo no, perché non sanno quello che fanno, perché se lo sapessero non lo farebbero. Non ci vuole mica tanto. Se tu sapessi che andando a mettere le dita nella presa elettrica ti pigli una scossa che ti fa rizzare i capelli, non lo fai, spero. A meno che non ti manchi qualche rotella. Ma è quello che sto dicendo, che il cuore di Dio è simile a quello della mamma. Perché? Perché Dio perdona in anticipo. Quando Gesù ha detto, Padre, perdonali, Padre, perdonati.
Ha perdonato me, ha perdonato te, ha perdonato Hitler, ha perdonato Gengis Khan, ha perdonato Putin, beh, magari Putin, vabbè sì, ha perdonato Putin, ha perdonato tutti. Adesso chi accetta quel perdono riceve i suoi benefici. Chi non lo accetta, purtroppo si sveglia all'inferno perdonato. Che è una cosa un po' triste, un po' triste, un po' triste. E quello è il cuore della mamma, è il cuore della mamma. Gesù che dalla croce dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E io, Gesù dice, come loro rappresentante, loro prototipo, loro campione, vi ricordate la festa dei primi frutti che sventolavano il primo covone con i frutti davanti al proprietario, perché se il proprietario diceva che quel covone andava bene, allora tutto il campo poteva essere falciato, il raccolto era accettabile al padrone. La stessa cosa con Gesù. Gesù si è presentato come i nostri primi frutti. Dio ha visto Gesù, ha detto: tu sei il prototipo dell'uomo, l'ultimo Adamo, sei il prototipo di Acci. Tu sei perfetto, accetto te e con te accetto tutti quelli che vogliono far parte di questa accettazione. Non quelli che se lo meritano, perché nessuno se lo merita. Sì, neanche il Papa. Neanche il tuo pastore, neanche l'apostolo, reverendo, dottore, cioè, no, non ce n'è uno che se lo meriti. Babbo Mario è il primo a non meritarsi. Non ce n'è uno che se lo merita, amore mio, svegliatevi, quelli che dicono: no, ma allora perché possiamo fare quello che vogliamo? Già lo fai quello che vuoi. Comunque, quindi, come Gesù dice, come loro rappresentante, come loro campione di primi frutti, te lo chiedo, e questo basta. Pensate che insulto all'amore di Dio, che insulto all'amore di Dio, quando il religionismo dichiara che il perdono di Dio è temporaneo, rateizzato o condizionale. È un insulto all'amore di Dio, un insulto al cuore della mamma di Dio, al cuore di mamma di Dio. È un insulto, è una bestemmia, una blasfemia tremenda. Cioè, ma Babbo Mario, perché ti arrabbi sempre? Mi arrabbio sempre perché anche Gesù si arrabbiava. Con chi si arrabbiava? Si arrabbiava con le prostitute? Si arrabbiava con i pubblicani? Si arrabbiava con i ladri, con gli assassini? Si arrabbiava con il ladrone sulla croce? No, si arrabbiava con i religiosi. Perché? Perché i religiosi cercavano di convincere gli altri che non c'era bisogno della grazia di Dio, potevi, anzi, dovevi guadagnarti la salvezza da solo, col tuo buon comportamento. No, no, no. Voce del verbo Noalmer, 1957.418 miliardi di miliardi di miliardi di no. No, la salvezza, la santificazione, il perdono viene tutto per grazia attraverso la fede. Punto e basta. E quindi è un insulto al cuore di Dio, all'amore di Dio, dichiarare che il perdono di Dio per l'uomo è temporaneo, che Dio se lo può togliere. Prima te lo dà, prima ti perdona, no, la solita storia, no? Il pedofilo, drogato, assassino, multimacellaio, scusa Giorgio, multimacellaio, carnefice, eccetera, eccetera, arriva in chiesa, va all'altare, casca in ginocchio e chiede perdono. E non c'è uno, non c'è un pastore, non c'è un reverendo, non c'è un apostolo, non c'è un cristiano al mondo che dice: Dio non lo perdona. No, sì, Dio lo perdona, non importa quello che ha fatto, non importa quello che ha fatto. Ma adesso, da ora in poi, sarà meglio che ti comporti bene, perché se no Dio toglie il perdono. Ma allora ti ha perdonato o non ti ha perdonato? E no, ti ha perdonato i peccati di prima. Ah, quindi vuol dire che quando tu accetti l'offerta del Vangelo, il suo perdono perde la sua potenza. Perché prima ti ha perdonato tutto quello che hai fatto, il momento che ti sei salvato, adesso non ti perdona più. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto della pazzia, della follia, follia totale di questo modo di ragionare? L'insulto che il perdono di Dio sia rateizzato,
Come rateizzato? Rateizzato, sì, no, perché il perdono di Dio è una volta per sempre, per tutti i tuoi peccati, passati, presenti e futuri. Perché? Perché quando Dio ti ha perdonato, quando Gesù ha portato il suo sangue, come abbiamo visto, come rappresentante, come primi frutti, come prototipo dell'umanità, quando l'ha portato, Dio ha accettato e ha perdonato. Quando Gesù ha detto: Padre, perdona Babbo Mario, era 2000 anni fa. E indovina un po', Babbo Mario non aveva commesso neanche un peccato 2000 anni fa. Quindi quali peccati mi ha perdonato? Tutti quelli che avrei commesso. Tutti i peccati che tu commetti sono nel futuro. No, ma i peccati passati, presenti, no, tutti. Perché tutti i peccati, adesso poi ne parleremo, fanno parte della natura del peccato che Cristo ha demolito, atomizzato, distrutto. Oppure perdono di Dio temporaneo, rateizzato o condizionale. Condizionale su che cosa? No, perché ti devi pentire. Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Quando tu hai accettato il perdono una volta per sempre, sei perdonato una volta per sempre. Oh, che poi ci sia una forma di mettersi, di rendersi conto di aver sbagliato, di andare da Dio e dire: mio papà, ho sbagliato un'altra volta, perdonami, aiutami a non farlo più. Ma quello va benissimo, quello non c'è neanche bisogno di parlarne, è chiaro che va bene, ma non per essere perdonato. Dalla tua posizione di perdonato, di figlio, tu chiedi perdono a Dio, come un figlio che va dal padre e gli dice: papà, ti ho sfasciato la macchina, scusa. Non è che il padre dice: ah, hai sfasciato la macchina, guardi, non sei più mio figlio. No, sei mio figlio, anche se mi hai sfasciato la macchina, anche se mi costi soldi, anche qualsiasi cosa tu possa fare, tu rimani mio figlio. Quindi il perdono non è condizionale, è incondizionale. Ok. E nonostante quello, neanche quell'insulto di essere un religionista e di dire le cose di quel tipo lì, che il perdono temporaneo, rateizzato o condizionale, neanche quell'insulto riesce a smuovere di un millimetro la determinazione di Dio di amarti per tutta l'eternità. Ebrei 10,14: con una sola offerta egli ha reso perfetti per sempre coloro che ha santificato. Li ha resi perfetti per sempre coloro che ha santificato. E vedi la storia di Jairo era un capo della sinagoga, quindi un religioso. E Gesù gli risuscita la figlia, gli guarisce la figlia. Nicodemo la stessa cosa, Nicodemo era un fariseo e Gesù gli spiega la nuova nascita. Il fratello del figlio prodigo, quando il figlio prodigo torna a casa e il fratello non vuole sentir parlare, dice: ah, io perché tu non mi hai dato neanche un capretto da godermi con i miei amici? Cosa gli ha detto il padre? Non ha mica detto: brutto religioso legalista che sei altro. No, gli ha detto: figlio mio, tutto quello che ho è tuo, tutto quello che devi fare è chiederlo o prendertelo, perché tu non è che lo rimprovero, eccetera. No, gli dice: figlio mio, tutto quello che ho è tuo ed è sempre stato tuo. Ma dovevamo celebrare il fatto che tuo fratello è tornato in via. No, l'amore di Dio, come quello di qualsiasi genitore degno di quel nome, è eterno, una volta per tutte e senza riserve. Quindi, mamme adorate, continuate a rispecchiare l'amore di Dio, fate bene, ed è perfettamente giusto ciò che fate. Vi benedico. Amen. Alleluia. Ok, Abba, papà, aiutami stasera a portare questo concetto non troppo facile. Aiutami, mettimi parole semplici, parole chiare in bocca, che io possa in qualche modo arrivare a segno. Non io, ma lo Spirito tuo, il tuo Spirito, che possa arrivare a segno nel cuore di ognuno di coloro che sta ascoltando in questo momento. Amen. Siamo arrivati alla quarta e ultima parte di questa serie dal titolo un po' strano: Morto, vivo o zombie? Questo è quanto abbiamo visto fino ad ora. In Prima Tessalonicesi 5,23 Paolo parla di tre cose che lui desidera siano conservate irreprensibile lì fino al ritorno di Cristo: lo spirito, l'anima e il corpo. La più semplice definizione della triessenza di un essere umano
sono uno spirito, possiedo un'anima e vivo in un corpo. Lo spirito è morto e ha bisogno di un miracolo. L'anima, che ha la sua sede nella mente, è viva, ma abbiamo visto che ha bisogno di essere messa a posto, rinnovata, controllata, liberata, santificata. Andate a vedere la seconda parte di questa serie dove parlo appunto della mente. Il corpo è il morto vivente, lo zombie, in fase di esaurimento, polvere sei, polvere ritornerai, temporaneo, e non ha bisogno di nulla in quanto condannato a morire. Il corpo, per come tutto il resto del creato, non sarà ricreato, ma sarà trasformato, riformato, restaurato. Dio non ricrea il tuo corpo, lo trasforma, lo rimette insieme. Come? Non lo so, amore mio, non lo so, ma Dio promette tramite l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15, 42 e 44, dice: così sarà pure la risurrezione dai morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Ricordatevi una cosa, vi ho spiegato che il corpo, una volta, quando un corpo muore, finisce di avere la vita fisica, va a finire dove? In una tomba, in una bara, in un forno crematorio o su un tavolo di uno scienziato. Giusto? E in qualsiasi caso non fa la minima differenza. Perché? Perché Dio, non so come, ma lo rimetterà insieme. Non lo ricreerà, ma lo rimetterà insieme. Il corruttibile risuscita incorruttibile. La Bibbia non dice che Dio lo ricrea, no, dice che lo trasforma. Il corruttibile risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Vi è un corpo naturale e vi è un corpo spirituale. Capito? No? E neanche io. Ma fidiamoci del fatto che, come Gesù disse ai suoi discepoli: toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne ed ossa come vedete che ho io, così anche noi avremo un corpo normale, perfetto, incorruttibile, eterno. Come? Non lo so, ma mi fido, come per il resto della mia vita, se l'ha detto Dio nella sua parola, mi fido. E ci riconosceremo una volta in cielo, ma senz'altro che ci riconosceremo, perché non lo riconosce, non è mica che Dio ti fa la lobotomia, ti toglie un pezzo di cervello, no, tutto quello che... Quello che toglie, quello che impedisce ad entrare è il male, tutte le cose che Adamo ha voluto conoscere, mangiando il frutto della conoscenza del bene e del male. Il bene già lo conosceva, perché Dio ha detto: tutto quello che ho creato, ecco, è bene. Quindi Adamo voleva conoscere il male. Quindi, una volta conosciuto il male è entrato dentro di lui e ha buttato tutto all'aria. Quello che succederà è che Dio ci ridarà questo nuovo corpo, con una nuova mente, con questo spirito rinato, senza la conoscenza del male. Quindi tante volte io mi sono chiesto: ma Signore, con tutto il dovuto rispetto, però dice alleluia, alleluia, santo, 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 ma dopo i primi 1000 anni a dire alleluia, alleluia, santo, 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 magari mi annoio. No, non è che... ho sentito il Signore che... Ho sentito il Signore che si è fatto una risatina e ha detto: come fai a annoiarti se ho tolto la noia da dentro di te? Dan 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 dan. Come fai a essere deluso se ho tolto la delusione? Come fai a essere solo se ho tolto la solitudine? Come fai a sentirti male se ho tolto il male? Come fai ad essere triste se ho tolto la tristezza? Tutto quello che è male lo toglie e quindi non lo potrai mai più sperimentare. Comunque, in ogni caso, io credo che dopo i primi 1000-2000 anni che siamo lì a gioire, eccetera, eccetera, Dio ci dà il permesso di andare in giro per le galassie a vedere l'enormità della sua creazione. Ne sono convinto. E quindi io già gli ho chiesto se posso farmi un mio pianeta personale, ha detto di sì, quindi pianeta Babbo Mario.
Io ci credo, voi fate quello che volete. Volete passare 3 miliardi di anni a dire alleluia, alleluia, santo, santo, sei Signore? Tanto non vi annoiate, va bene. Io no, io dopo un po', tanto papà lo sa quello che penso, e quindi dopo un po' me ne vado su Alfa Centauri a vedere le altre galassie, quelle che non i telescopi umani non riescono neanche a vedere, l'enormità della creazione di papà. Alleluia. E ricordatevi una cosa, che quando viaggeremo con la velocità del pensiero, non la velocità della luce, perché anche la velocità della luce è per andare su Alfa Centauri ci vogliono 4.000 anni. E che cosa vai? 4.000 anni col mantello, beh, quella è la stella più vicina. No, io penso che voglio andare su Alfa Centauri e sono lì, ma quello penso io. Ok, va bene, quindi il titolo di questa serie inizia con morto, ok? Quindi stasera cos'è che questa rivelazione a cui ho accennato nell'annuncio, cos'è che è morto? Morto è lo spirito, giusto? Ne abbiamo parlato nella prima puntata. Ma se lo spirito è morto, cos'è che viene crocifisso con Cristo in Galati 2:20? Non il corpo, non la mente. Cos'è che viene crocifisso in Galati 2:20? Se lo spirito è morto, grazie a quello che ha fatto Adamo, cos'è che viene crocifisso con Cristo in Galati 2:20? Io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. O cos'è che è morto in 2 Timoteo 2:11? Questa parola è fedele perché se siamo morti con lui pure vivremo. O in Colossesi 3:2-3, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ma se eravate già morti e siete rinati, nati di nuovo, cosa vuol dire? Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Vi ricordate che vi ho spiegato che morire nel contesto della parola non vuol dire cessare di vivere, ma vuol dire essere separati dalla fonte di vita. Vi ricordate l'esempio della lampada? L'esempio della lampada, che io quando la spengo non è che la lampada cessa di esistere, no, cessa di brillare. Perché? Perché l'ho staccata dalla fonte dell'elettricità, dalla fonte della sua vita, che è l'elettricità. Quindi nasciamo morti a Dio, nasciamo morti in Adamo, nasciamo morti a Dio. Prima Corinzi 15, 21, 22 dice: siccome per mezzo di un uomo, a causa del suo peccato, è venuta la morte, così Adamo, così anche per mezzo di un uomo, l'ultimo Adamo, Gesù Cristo, è venuta la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Morti a che cosa? Separati da cosa? Staccati da cosa? Da Dio. Morti a Dio. Quindi morti a Dio e vivi al peccato, giusto? Romani 5:21, la Bibbia dice: il peccato ha regnato nella morte. Adesso vediamo cosa succede quando accettiamo l'offerta che Dio fa a chiunque invoca il nome del Signore. Tra l'altro, una delle grandi eresie di questi momenti, con diversi nomi molto famosi nel mondo evangelico, seguiti da centinaia e centinaia, se non migliaia di persone, sono proprio gli universalisti. Gli universalisti cosa dicono? Basano tutto su questo versetto: tutti saranno vivificati in Cristo. E siccome dicono tutti saranno vivificati in Cristo, vuol dire che anche quelli che non accettano il dono della vita eterna saranno vivificati in Cristo, che gli piaccia o no. No, non mi importa se sei un profeta, un apostolo, un salmista, un grande professore, un grande predicatore, no, perché la Bibbia dice chiaramente: chiunque
invoca il nome del Signore sarà salvato. Quindi soltanto quella persona, chiunque. Non tutti quelli che invocano, non tutti sono salvati, ma chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Ma allora Marchiò perché dice tutti vivificati tutti? Perché è stato come il perdono. Dio vivifica tutti, ma tu lo devi accettare. Se non lo accetti non lo puoi ricevere. Dio è lì col dito sul la lampada è spenta, ok? La lampada è spenta, spegniamo la lampada. La lampada è spenta. Dio è lì col dito sull'interruttore e ti dice vuoi accettare il dono alla vita eterna? E tu dici no. E dice, ok, sono alla porta del tuo cuore, busso, mi fai entrare? No. E ci riprova per tutta la tua vita. Finché un giorno dice, ok, vai, vieni dentro. E si accende la lampada. E lui accende la lampada. Ecco, accende la lampada. Ok? Mi sembra un esempio abbastanza chiaro. Quindi Romani 6, dall'1 all'11, state a sentire, che meraviglia. Romani 6, 1. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? E qui devo fare una piccola parentesi perché non è cambiato niente. Lo stesso ragionamento, le stesse baggianate che mi buttano addosso oggi, le buttavano addosso l'Apostolo Paolo 2000 anni fa, dicendo: che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Marchio, allora, visto che siamo perdonati, ma commettiamo adulterio, facciamo, intanto siamo perdonati, no? È vero o no? Marchio, scusate. E stessa cosa dice Paolo, perché Paolo aveva appena finito di dire in Romani 5:20 che dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda, iperabbonda, uperperiseo, carissimo, iper, da lì dove è venuta la famosa definizione di ipergrazia, che è biblica. L'ipergrazia è biblica, uperperiseo è la parola. E la stessa cosa, lo stesso ragionamento che hanno fatto con Paolo lo fanno con i predicatori della grazia. Dicono, ma allora possiamo fare quello che vogliamo. E Paolo cosa dice? Sì, possiamo fare quello che vogliamo. No, senti cosa dice? Niente affatto. Ma niente affatto. Senti, noi che siamo morti al peccato. Vi ricordate che vi ho detto prima, eravamo morti a Dio e vivi al peccato? Adesso Paolo dice, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Versetto 3, ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, quindi cristiani, siamo stati battezzati nella sua morte, ed ecco la seconda morte, che è la separazione da che cosa? La separazione da, adesso ve lo dico, la prima era la separazione da Dio, e adesso vi dico qual è la seconda. Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più il peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ragazzi, se riuscite a capire questo, siamo arrivati, siamo a casa. Questa è la salvezza, questo è il tutto è compiuto, detto dalla croce. Gloria a Dio, il momento di riposo, il riposo di Ebrei 9, il riposo di Ebrei 4, il riposo di tutta la Bibbia, il riposo del sabato, il riposo che dice, ah ragazzi, Gesù ha fatto tutto, non c'è più niente da fare, sono a posto per tutta l'eternità, eccolo qua, colui che è morto è libero dal peccato. Immaginatevi, faccio un piccolo esempio, immaginatevi, siete sull'autostrada, andate a, o neanche, to, neanche, facciamo una cosa più semplice, io con Celeste quando eravamo a Bergamo abbiamo commesso il crimine
di andare in una zona dove non ci potevamo andare. 330 euro di multa. Vabbè. Quindi immaginatevi se dopo essere passato di lì mi fermava il poliziotto e mi diceva verbale, siccome sono andato, uscito, 110 euro ogni volta, quindi in totale tre volte mi hanno beccato 330 euro. Immaginatevi questo, allora io, il poliziotto mi ferma, fa verbale, signor Marchiola, patente, grazie, verbale, deve pagare 330 euro di multa. In quel momento mi viene un colpo e muoio. Cosa succede alla multa? Te la scordi, amore mio, perché il colpevole è morto e non è più responsabile del suo peccato, non è più responsabile di quello che ha fatto. Esempio semplicissimo, ma mi sembra abbastanza chiaro. Andiamo avanti. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. Ma siamo morti o siamo vivi? Aspetta. Sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non ha più alcun potere su di Lui, perché in quanto Egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. È morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto Egli vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù nostro Signore. Eravamo prima in Adamo, eravamo vivi al peccato e morti a Dio. Dopo la nuova nascita siamo morti al peccato e vivi a Dio. Ecco dove siamo crocifissi con Cristo, ecco dove siamo morti e risorti, ecco dove moriamo al peccato e risuscitiamo a Dio. Eravamo vivi al peccato e morti a Dio, eravamo uniti al peccato e separati da Dio. Dopo la nuova nascita siamo stati separati dal peccato, morti al peccato e vivi a Dio. Eravamo uniti al peccato, potenziati dal peccato, condannati dal peccato, ora siamo uniti a Dio, potenziati da Dio e giustificati per sempre in Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Ragazzi, non so se questo vi fa venire i brividini, ma anche a me, ma a me fa venire i brividini, perché a me non me l'ha mai detto nessuno. Queste sono le cose che dovrebbero essere insegnate ogni domenica. Ogni domenica il pastore dovrebbe parlarvi dell'amore incondizionato, del perdono eterno, della grazia intoccabile, del fatto che siete morti al peccato, che siete stati strappati dalla schiavitù del peccato, che siete morti al peccato, eravate morti a Dio e vivi al peccato. La nuova nascita vi ha vivificato in Dio e vi ha ucciso al peccato, vi ha fatto morire al peccato, vi ha staccato dal peccato, ha spento la lampada del peccato. Romani 6, 17, 22 dice, Paolo continua e dice: ora sia ringraziato Dio, perché eravate servi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. In altre parole, avete ascoltato l'offerta del Vangelo, della buona novella, e l'avete ricevuta, e essendo stati liberati dal peccato, voce del verbo essendo stati, passato, essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi di che cosa? Della giustizia. Io parlo in termini umani per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere serve dell'impurità, un tempo dell'impurità e dell'iniquità, per commettere iniquità, così ora datemi retta, prestate le vostre membra per essere serve della giustizia, per la santificazione. Paolo sta parlando di comportatevi bene, perché siete stati liberati, siete stati separati dal peccato, il vostro spirito non peccherà mai più, lo spirito è salvo per sempre, salvato per sempre, perdonato per sempre, santificato per sempre. Adesso comportatevi bene, no? Non fate scemate, non peccate, perché prestate le vostre membra per essere serve della giustizia, perché siamo stati
tolti dalla schiavitù del peccato e siamo sotto la schiavitù della giustizia. Siamo schiavi della giustizia, gloria a Dio, ragazzi. Schiavo della giustizia. Schiavo della giustizia. Figlio di Dio, schiavo della giustizia. Quindi Paolo dice: prestate le vostre membra per essere serve della giustizia per la santificazione, perché quando eravate servi, quando eravate, voce del verbo eravare, quando eravate servi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. In altre parole, il peccato vi controllava e la giustizia non poteva farvi nulla. Quale frutto dunque avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Niente. Non c'era alcun frutto se non il frutto della morte, poiché la loro fine, quelle cose, è la morte. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato, essendo stati, vedete Paolo come continua a martellare su questa cosa, siete stati liberati, se siete nati di nuovo, se siete figli di Dio, siete stati liberati dal peccato. Voce del verbo essere stati liberati, passato, fatto, finito, dal peccato. E fatti servi di Dio. Voi avete per vostro frutto che cosa? Il frutto di questo essere in Dio è la santificazione. E per fine, la fine di tutto quanto risulta la vita eterna. Ed ecco la realtà della posizione del cristiano. È stato liberato dalla potenza del peccato una volta per sempre. E queste sono le cose che dovrebbero predicare. Se tu spieghi al cristiano che è stato liberato dalla potenza del peccato una volta per sempre, dice, ma allora lui può peccare come vuole, ma vedi che non hai capito niente. Sta peccando come vuole adesso, mentre tu gli predichi che deve comportarsi bene, lui pecca continuamente. Perché invece allora non gli dici che guarda che sei pulito, sei immacolato, sei perfetto, non ti sporcare. Se tu continui a dirgli sei un lerciume, sei la scrofa che torna al fango, il cane che torna al vomito, e sei tu un po' di fango più, un po' di fango meno, un po' di vomito più, un po' di vomito meno. L'unica cosa che ti fa smettere di peccare è proprio renderti conto che sei completamente pulito, sei stato liberato dal peccato, il peccato non è più tuo padrone, non sei più schiavo del peccato. Quando viene la tentazione, tu guarda il peccato negli occhi e digli, non fai più parte di me, non sei più il mio padrone, e nel nome di Gesù ti comando, tentazione, di andartene. Vai. Giovanni 1,29 cosa dice? L'agnello di Dio che toglie cosa? Il peccato, non i peccati. Il peccato, la natura del peccato dal mondo. Efesini 2,1 egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Colossesi 2,13 Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione nella carne, perdonandovi tutti i peccati. Sta parlando a gentili, per cui parla anche del fatto che non facevano parte del patto di Israele, l'incirconcisione nella carne, perdonandovi quanti? Tutti i peccati. Ebrei 10,17 Dio ci assicura, non mi ricorderò più dei loro peccati e non mi ricorderò più della loro iniquità. Ma perché glielo devi andare a ricordare tu? Il peccato non ha più potere, sei stato staccato, sei stato liberato, sei stato esorcizzato dal peccato. Non ha più alcun potere su di te, ecco il semplice e logico motivo per cui Giovanni afferma chiaramente in 1 Giovanni 3,9 che chiunque, state a sentire, aprite le orecchie, state a sentire Babbo Mario, chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare, non deve peccare,
non può peccare. Il religionismo ti dice non devi peccare, la buona novella del Vangelo ti dice non puoi peccare. Perché? Perché sei stato liberato dal peccato, sei stato staccato dal peccato, il peccato, l'agnello di Dio ha tolto il peccato dalla tua vita e non puoi peccare perché non, il tuo spirito non può peccare. Punto e basta. E non può peccare perché è nato da Dio. Adesso scrivetelo da qualche parte, attaccatelo sul frigorifero, fateci uno stendardo, mettetelo in casa. Il cristiano non può peccare perché è nato da Dio e Dio non può peccare. Lo spirito del cristiano è al sicuro per sempre. Il tuo spirito è al sicuro per sempre. Per sempre. Perché sei stato liberato, sei morto al peccato e sei stato vivificato in Dio. Quindi la tua vita adesso è attaccata a Dio, è staccata dal peccato. Il peccato non potrà mai più accendere quella lampada della tua vita, mai più. L'unico che può accendere la lampada della tua vita è Gesù, che l'ha accesa una volta quando hai accettato per grazia attraverso la fede il suo sacrificio sostitutivo, la lampada accesa, nessuno te la può spegnere. Staccato dal peccato, attaccato a Dio una volta per sempre, morti al peccato, vivi in Dio. Matteo 7, Gesù conferma, Matteo 7, 17, 18, state a sentire perché queste sono rivelazioni che dovreste scrivervele, portarvele nel portafoglio, ogni tanto leggerle quando qualche religionista vi dice le bagianate. Gesù conferma questo semplice ragionamento dicendo Matteo 7, 17, 18. Ogni albero buono produce frutti buoni. L'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono, un cristiano, non può dare frutti cattivi. Né un albero cattivo, un non cristiano, dare frutti buoni. Non importa quello che fa, non importa quante volte va in comunità, non importa quanti soldi dà ai poveri, non importa quante preghiere, quanti rosari, quante Ave Maria, quante San Filippino fa, dice, eccetera, niente, un albero cattivo non può dare frutti buoni. E un albero buono, un cristiano, non può dare frutti cattivi. Perché? Perché è stato liberato dai frutti cattivi, è morto ai frutti cattivi. Ok, chiudo con questo. Romani 7. Ignorate, fratelli, perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, qui Paolo sta parlando ai suoi fratelli ebrei, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Che siano persone che hanno conoscenza della legge ebrea o conoscenza della legge romana, non ha importanza. Il fatto è che hanno conoscenza di questo codice che dice di non peccare, ok? Ignorate, fratelli, che la legge ha potere sull'uomo per tutto tempo che egli vive? Vi ricordate, abbiamo parlato prima, no? La multa, il verbale. Infatti, una donna sposata è per legge legata al marito finché egli vive. Ma se il marito muore, egli è sciolta dalla legge del marito. Ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò, se mentre vive il marito ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, ella è libera da quella legge, per cui non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge, mediante il corpo di Cristo. E qui è, nel corpo di Cristo siamo stati staccati dal peccato, siamo morti con Cristo al peccato. Perché eravamo già morti prima, siamo rivivificati in Dio per quanto riguarda lo spirito, la vita eterna, ma adesso siamo morti con Cristo al peccato ed è stato tolto, siamo morti al peccato. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere a un altro che è risuscitato dai morti affinché portiamo frutto a Dio. Vi ricordate cosa ha detto? Che l'albero buono non può portare frutti cattivi? Porti frutti a Dio quando ti rendi conto che sei risuscitato con Cristo
non sei più schiavo del peccato, non sei più vivo al peccato e morto a Dio, ma sei vivo a Dio e morto al peccato. Che Dio vi benedica. Un abbraccione a tutti quanti, ci sentiamo martedì, ciao.